Questa è bella, questa è veramente bella. Tanto devo dire che rispecchia molto anche la logica di oggi. Allora, i nostri 5 minuti, il nostro touch and go di oggi, diciamo, lo andiamo a dedicare a una notizia che ho letto proprio ieri, riguardo agli esperimenti che Leonardo sta facendo per configurare il C27J con funzioni di velivolo antincendio. Ok, allora magari qualcuno non lo conosce, non lo sa, insomma il C27J è un aereo da trasporto utilizzato dall'aeronautica militare per il trasporto delle truppe, lancio dei paracadutisti, trasporto merci, eccetera, eccetera. Bene, questo aeroplanone viene praticamente equipaggiato con un serbatoio al suo interno che può contenere può contenere circa 8.000 litri d'acqua. Questo serbatoio viene pressurizzato e poi l'acqua contenuta al suo interno o liquido ritardante viene sostanzialmente spruzzato da un enorme ugello da un portello laterale dell'aeroplano. Questa, diciamo, è l'idea. Perché dicevo, tanto rispecchia sostanzialmente il pensiero che c'è oggigiorno. Perché ne abbiamo già parlato altre volte, no? Fino a qualche anno fa si pensava di progettare un aeroplano, una macchina con un determinato compito, con un determinato scopo e quindi ottimizzato per quel determinato scopo. Così è stato, diciamo, il Canadair. Il Canadair è un aereo che viene utilizzato per lo spegnimento degli incendi e fa bene, diciamo, questo mestiere per manovrabilità, eccetera, 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 consumi e così via. Il fatto che può ricaricare sull'acqua e così via. Oggi invece che cosa andiamo a scoprire? Che appunto il C27J, che è un aeroplano che nasce per altri compiti, cioè trasporto oggetti ingombranti, pesi importanti, e gli viene, diciamo, trasformato il compito per operare come aereo per combattere gli incendi boschivi e non solo. Qual è il discorso? Perché dico, vedi, perché non è semplicemente un adattamento definitivo della macchina. In realtà questo adattamento è una funzione che si può implementare o disimplementare nel giro di 90 minuti. Cioè, cosa significa? Io ho un C27J normale, in circa 90 minuti lo posso equipaggiare con questo serbatoio e utilizzarlo quindi come mezzo antincendio. Poi mi torna comodo utilizzarlo, diciamo, per scopo tattico, benissimo, sempre 90 minuti, cioè in un'oretta e mezza si smonta questo cisternone dall'aeroplano e l'aeroplano torna utilizzabile per lanciare le truppe oppure caricare mezzi di trasporto. Carina come idea, anche perché sostanzialmente qual è il discorso? È che con un aereo fai due cose, quindi chiaramente l'idea è di levarsi di torno alcuni aeroplani, quindi l'idea di contenere i costi. Bello perché contiene più litri d'acqua rispetto al Canadair. Il Canadair normalmente carica 6 tonnellate d'acqua, 6.000 litri d'acqua. Il C27 equipaggiato con questo speciale serbatoio ne caricherebbe sostanzialmente 2.000 litri in più. E su 6.000 litri, 2.000 litri, cavolo, è una bella percentuale in più di acqua che puoi caricare. Però qual è secondo me la ciofecata? Beh, intanto siamo una penisola, siamo circondati da tre lati dall'acqua, la penisola di per sé non è nemmeno troppo larga, porca di quella porca, quanto è più comodo caricare acqua lungo il mare con il Canadair piuttosto che ogni volta atterrare col C27, caricare acqua, ridecollare e riandare a fare uno scarico. Cioè, mi sembra un'operazione veramente molto lunga, cioè, perché non è come l'ultraleggero che, per l'amor del cielo, atterri e riparti in un attimo. Cioè, atterri, fai tutta la tua bella via di rullaggio, spegni i motori, arriva quello con la cisterna, carica la cisterna, riparti, insomma, mi sembra perlomeno un'operazione più lenta sicuramente che poter operare direttamente
pescando acqua, per esempio, dal mare o da un lago. Poi, altra cosa, il consumo. Bene, probabilmente dismettiamo i Canadair e con qualche C-27J in più possiamo fare il servizio di antincendio con, diciamo, la stessa macchina, quindi sostanzialmente si risparmia. Benissimo, però ipotizzo, perché questo non ho controllato di preciso, però il C-27 di bello è che chiaramente è più veloce del Canadair. Il Canadair più o meno può viaggiare intorno ai 370 km orari, il C-27 come velocità massima a 600 km orari, quindi capite bene che arriva molto prima, è molto più veloce, la cosa è positiva. Ma è più veloce non perché sia un caccia, il C-27 non ha certo la forma del caccia, semplicemente perché monta due motori che, porca di quella miseria, semplicemente sviluppano il doppio della potenza dei motori equipaggiati sul Canadair. A me hanno insegnato che, bene o male, insomma, se fa il doppio della potenza non consumano questi motori come quelli del Canadair, quindi sicuramente il C27 consuma una secchiata di carburante in più rispetto al Canadair. A dire il vero, una cosa però la stanno sviluppando, o meglio la stanno pensando di sviluppare, è un sistema per riuscire a pescare acqua dalla penisola, cioè dalla penisola, dall'acqua, dal mare o dai tratti come i laghi e così via. Questo secondo me è fondamentale per quello che è l'Italia e il compito che dovrebbe compiere un aeroplano equipaggiato in questo modo. Si tratterebbe di una sorta di tubo che viene appunto scaricato dall'aeroplano. Questo tubo alla sua estremità ha chiaramente un sistema che fa in modo di creare peso e resistenza per tendere questo tubo e farlo rimanere sott'acqua. Da questo tubo viene risucchiata l'acqua dal lago o dal mare, che viene immessa dentro al serbatoio. Finito il riempimento, si riavvolge come un mulinello, diciamo, il tubo, e si può andare di nuovo a scaricare. Vi dico la verità, io non ho un'idea ben chiara se sia un colpo di genio o una cazzata questa idea. Di per sé non è nemmeno male se appunto viene implementato questo sistema, perché secondo me è fondamentale, vista come è fatta l'Italia, che in caso di operazione boschiva, di incendio boschivo, si possa scaricare acqua con una certa frequenza, una certa velocità. Se io tutte le volte devo atterrare, rifornire, decollare, campa cavallo che tamavo. Quindi cambio location. Quindi dicevo, l'idea potrebbe anche essere buona. L'importante è avere chiaramente un numero congruo comunque di macchine per poter fare entrambi i mestieri e non sentirsi dire a un certo punto ma non abbiamo abbastanza aerei per coprire il territorio nazionale. Bene, comunque, insomma, ditemi anche voi cosa ne pensate. Questa è una novità delle novità, potrebbe essere anche una idea interessante. Potrebbe anche essere un ennesimo fiasco, chissà, vediamo.